Ci troviamo a Grottammare, presso la palestra dell'Istituto Tecnico Fazzini. Quelli che vedete sono le future promesse del volley diocesano, facenti parte di varie associazioni sportive. Tra tanti ragazzi e ragazze vi è stato per un giorno un illustre insegnante. L'illustre insegnante è stato Giacomo Jack Sintini, palleggiatore romagnolo alto 1,96 m, attualmente in forza all'Itas Diatec Trento e uno dei punti di riferimento della nazionale italiana. Un uomo che ha commosso il mondo intero, capace di riprendere la sua attività agonistica dopo un tumore e che rappresenta un esempio per tutti quelli che hanno momenti difficili. La visita grottammarese di Giacomo, svoltasi nel pomeriggio e nella serata del 5 giugno, è stata organizzata dalla locale associazione 43esimo Parallelo Volley e si è suddivisa in due momenti da ricordare. Da una parte l'incontro con i ragazzi, dall'altra l'assise serale di presentazione del suo romanzo Forza e Coraggio, edito da Mondadori, in cui Giacomo, intervistato dal bravissimo Andrea Persiani, ha raccontato le sue esperienze di vita, davvero molto toccanti e molto commoventi a tutti i presenti che hanno affollato la sala Kursaal. Noi dell'Ancora Online siamo andati ad incontrarlo nel suo ambiente di riferimento, la palestra, assieme ai campioni del futuro. Un momento davvero indimenticabile. E com'è nata la tua passione per il volley? Dunque, a 14 anni giocavo a calcio e visto che ero cresciuto troppo in fretta non ero più tanto bravino e cercavo alternative per esprimermi un po' di più nello sport e fortunatamente mio fratello giocava a pallavolo, sono andato a vedere una sua partita e mi è piaciuto talmente tanto che il giorno dopo ho chiesto di giocare a pallavolo ai miei genitori e finito l'anno col calcio ho iniziato. Da Lugo di Romagna Giacomo è partito per una grandissima carriera culminata con le presenze in nazionale, con lo scudetto a Macerata, con il secondo posto a Perugia, con gli anni a Treviso, però qualcosa si inceppa. Nel 2011 un tumore al sistema linfatico ha rischiato notevolmente di rovinare la carriera di Giacomo, ma Giacomo ha affrontato alla grande questa sfida vincendola. Come hai affrontato appunto questo difficile momento e quanto hai creduto nel Signore e in Dio? Allora, sicuramente intanto bisogna dire che inizialmente la mia preoccupazione non era tanto la pallavolo, era la mia vita e ho cercato di sopravvivere meglio che potevo a questa grande prova che la vita mi ha messo davanti. Sono stato molto fortunato a venirne fuori, tante persone pur avendo un buon atteggiamento non ci riescono perché la malattia è molto grave, molto forte. Ho cercato di affrontarla con tutte le risorse che avevo al mio arco, diciamo, tutte le frecce che avevo al mio arco, la mia famiglia, la mia voglia di sopravvivere, dei bravi medici che mi hanno curato. E sì, io ho pregato tanto, io ho tanta fede, quindi ho questa fortuna di avere fede in Dio e tante volte mi ha aiutato a non cadere in disperazione. Penso che tutte queste cose mi siano servite, poi ovviamente, come ripeto, sono stato anche molto fortunato perché ho incontrato purtroppo lungo il mio cammino tante persone che pur con un ottimo atteggiamento e tante persone vicine e dei bravi medici purtroppo non sono riusciti a venirne fuori. Caffè murato c'è Marra, che cieco, dietro da Papi, Papi deve inventare, attacca, è finita. Litas, Diatas, Trentino, è campione d'Italia, 15-12, finisce qui una finale, meravigliosa. Voi sapete dov'ero un anno fa, cioè io credevo che non sarei neanche riuscito a sopravvivere, adesso sono campione d'Italia, io non lo so, io non voglio sembrare melodrammatico, però lo dico a tutte le persone che mai si troveranno a essere ammalate di cancro o hanno il cancro adesso. Non perdete mai la speranza perché il sole può tornare a splendere, cazzo, perché io l'ho visto, io ce l'ho fatta, ma non sono nessuno, sono una persona normale. Giacomo, dopo aver affrontato vincendo questa sfida, ha vinto un'altra sfida importante l'anno scorso. Contro Piacenza ci fu una delle finali più dure, più combattute della storia del volley italiano, la storica vittoria di Trento per 3-2. E alla bella, appunto, prese parte, essendo anche in seguito e divenendo poi in seguito best player, proprio Giacomo Sintini. Quali sono state le tue emozioni in quella epica gara 5? Oh, tantissime, intanto perché praticamente erano 2 anni che non giocavo una partita di alto livello e l'infortunio di Rafael ha, diciamo, creato questa grande opportunità
che ho dovuto affrontare insieme alla mia squadra. La partita è stata bellissima, molto emozionante, carica di tanti significati, perché ovviamente era ovvio paragonare quell'evento al fatto che lo giocasse un ragazzo che aveva avuto il cancro soltanto meno di 2 anni prima, e quindi è stata piena di emozioni. E quando ho vinto quella gara, il sentimento principale che ho provato è stata la gratitudine verso le persone che mi avevano aiutato ad affrontare quella cosa, le persone che mi hanno aiutato a rialzarmi, gratitudine verso Dio che mi aveva dato una seconda possibilità, e ovviamente gratitudine alla vita in generale, perché ho avuto una seconda occasione dove tanti sognano di averla. E Giacomo Sintini è anche diventato uno scrittore con Forza e Coraggio, che tra poco presenterai alla Sala Cursal di Grotta a Mare. Come è nato questo libro? Questo libro è nato perché quando ho cominciato a stare bene e ho cominciato a tornare ad allenarmi, io sono andato un po' dappertutto dove mi invitavano a raccontare la mia storia, perché penso che la mia storia abbia un grosso potere, in quanto è una storia a lieto fine. È una storia che può dare speranza alle persone, soprattutto a chi lotta contro problemi gravi anche di salute, come quello che ho avuto io. Il libro è stata un'occasione importante perché dopo la vittoria dello Scudetto la Mondadori mi ha proposto di raccontare questa storia appunto in un romanzo, in una biografia. In questa biografia io racconto i 2 anni da quando ho cominciato a stare male fino a quando abbiamo vinto lo Scudetto, ed era una grande opportunità perché il mio messaggio di speranza così può essere diffuso molto più facilmente e anche più a lungo nel tempo. Vedo nella tua maglietta proprio la tua associazione, Forza e Coraggio, la tua fondazione. Su che cosa si basa? Quali sono i principi fondamentali? E anche spiegaci alcuni dati, alcuni numeri. Allora, i principi fondamentali sono quelli di aiutare la lotta contro il cancro, quindi soprattutto contro leucemie, linfomi e mieloma, che è una delle malattie che ho avuto io. Raccogliamo fondi per la ricerca medica, ma soprattutto serve per creare momenti come questo, creare momenti come quello del libro, creare momenti dove si racconta la mia esperienza e si cerca di dare speranza a chi lotta. Questa è la cosa più importante. I numeri sono che in 2 anni circa, un pochino più di 2 anni, abbiamo raccolto già più di 160.000 euro, abbiamo donato 50.000 euro alla ricerca contro le leucemie e i linfomi, abbiamo donato 41 regali di Natale un anno e 32 l'anno dopo al reparto di oncomatologia pediatrica di Perugia, abbiamo donato 3 macchinari più alcuni arredamenti per il day hospital dell'oncologia pediatrica di Trento, e stiamo aiutando l'AIL di Ravenna a sostenere l'assistenza domiciliare ai malati che non possono più recarsi in ospedale. Anzitutto tantissimi complimenti, e concludiamo questa intervista. Abbiamo qui il meglio, diciamo, del futuro, il top della pallavolo appunto della zona. E adesso raccogliamo alcune impressioni di alcune ragazze che hanno avuto l'onore di, diciamo, divertirsi con Jack. Raccogliamo un po' di testimonianze. Per me è stato molto importante perché mi è servito anche per la pallavolo, e era interessante come esperienza perché era comunque un'esperienza nuova da vivere. È stato bellissimo perché è una persona che ha avuto coraggio e anche un'esperienza nuova per imparare meglio le cose della pallavolo, che io sono agli inizi. Grazie. Ecco qua. È stata un'esperienza molto bella anche dalla storia che ha raccontato, la storia che ha alle spalle, e anche come allenamento è servito molto. Jack, concludi tu con qualche parola su queste ragazze. Ah, io sono stato contentissimo, adesso ho allenamento con delle altre, le ho viste molto brave, i loro allenatori molto preparati, le ho viste già molto avanti, poi hanno passione, si vede quel bello luccichio negli occhi che hanno voglia di imparare, quindi avanti così. Grazie mille. Grazie. I believe I can fly.